Un saluto a tutti qui da Copippo. Oggi è giornata di unboxing. Questo vuol dire che ho speso di nuovo soldi su Amazon. Amazon tutta la vita, però cosa ho comprato? Mia moglie mi ucciderà. Ho comprato questo qua. È una cassa con tutta la scatola che puoi metterla sulla spalla e fare così. No, a parte gli scherzi. Andiamo a vedere cos'è. Ah, ma cosa ho dimenticato di dirvi? Che dovete iscrivervi al canale e accendere la campanella, così vi arriverà una notifica che è uscito solo un mio video. Niente di più. Perfetto, andiamo a vedere questa potentissima cassa. Io ve la assicuro che è davvero potente. Allora, noi abbiamo aperto subito la scatola e ci ritroviamo un imballo davvero perfetto, nei minimi dettagli. Abbiamo le istruzioni, che come dico sempre nessuno leggerà mai. È una carta della garanzia con relativi QR. Poi abbiamo degli accessori, quindi qua ci vediamo un cavetto che praticamente questo qui potrete collegarlo direttamente alla cassa e al vostro smartphone. Sarà presente una USB-C, cioè questo formato qua. Mettiamolo da parte per il momento, così lo andiamo a vedere dopo. Cosa abbiamo ancora in questa scatola? Abbiamo un altro, eccolo qua, questo qui è molto utile se volete riprodurre qualsiasi cosa dai vostri dispositivi. Quindi voi potrete collegare i due jack, uno alla cassa Bluetooth e l'altro al vostro smartphone, al vostro tablet, al vostro qualsiasi cosa, anche al vostro PC. Poi accessori non c'è più niente. Quindi tiriamo fuori questa bellissima cassa, mettiamoli via. E devo dire che ha un design davvero molto molto bello. Ma ci sono vari colori. L'altro colore è il nero, che possiamo trovare in questa parte laterale e anche nella scritta qui davanti, W King. Questi saranno in nero se scegliete la versione in nero. Ma cosa possiamo dire di questa bellissima cassa? Allora, come avete visto, la parte superiore troviamo i suoi pulsanti. Ha dei pulsanti molto molto grandi e devo dire che è davvero molto semplice collegare il tutto attraverso il vostro smartphone. È waterproof, ciò significa che anche se starete sotto la pioggia non avrà nessun tipo di problema, non entrerà acqua perché è certificato IPX5. Poi abbiamo una batteria interna da 4000 mAh, quindi significa che voi, se rimarrete senza batteria sul telefono, voi potrete collegare, come ho detto prima, il vostro smartphone attraverso la cassa Bluetooth e caricare anche il vostro smartphone e qualsiasi altra cosa, chiaramente. Abbiamo una potenza di uscita di 50 watt, quindi 50 watt su una cassa così piccola sono davvero tanti. Quindi le sue casse le possiamo, l'audio lo possiamo vedere da qua sopra e anche dall'altro lato, quindi ha un effetto stereo molto molto utile. Poi abbiamo un range del Bluetooth molto ampio, 100 piedi, ciò significa 100 piedi, quanto saranno 100 piedi? Chiediamo a Alexa. Ecco, quanti sono 100 feet in metri? Questo potrebbe rispondere alla tua domanda. 100 piedi equivalgono a circa 30 metri. 30 metri, ah, grazie. Se volete vedere il video di Alexa, cliccate qui sopra. 30 metri, quindi ha una portata di 30 metri di Bluetooth. Molto, molto ampio. Quindi è per questo che lui si chiama W King, perché lo nominano il re delle casse portatili. Infatti, se noi andiamo a pensare, perché accontentarsi di quelle casse piccole perché riproducono le nostre musiche in spiaggia? Rompiamo le scatole alla gente con questa splendida cassa. Ecco. Allora, l'unica cosa che potrebbe scoraggiare l'acquisto è il suo peso, perché comunque è un peso di 2,4 kg. Quindi è molto importante, però chiaramente se uno vuole avere una musica bella corposa deve avere un certo peso questa cassa. Quindi adesso andiamo a fare tutte le prove e vediamo come si sente. Allora, prendete il vostro smartphone, attivate il Bluetooth che trovate qui sopra e tenete premuto l'accensione.
Ok, lui si è acceso con questi due beep. Troverete il livello di carica qui sopra. Adesso sono due LED accesi. Di solito se lui è carico ne vedrete tre. Poi andate sul vostro Bluetooth, tenete premuto il Bluetooth e vi apparirà la schermata dove potrete collegare tutti i dispositivi. Quindi cercate W King. Poi andiamo nel nostro lettore musicale, io Spotify, e cerchiamo una canzone degna di questo potente re delle casse. Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're falling? Just take my hand and tell me tonight. Throwing caution to the wind, I'll take a chance and let you in. Just take my hand and take me home tonight. Beh, che devo dirvi, questo voi avete sentito, chiaramente voi non potrete sentire la potenza reale di questa cassa finché non ce l'avete in mano, però devo dire che è davvero potente. Io l'ho messo pure in macchina e non avevo bisogno della radio. Andiamo a vedere qua dietro che cosa abbiamo. Abbiamo tutti i vari connettori dove possiamo, abbiamo questa gommina che non farà entrare nessun tipo di acqua, abbiamo tutti i connettori. Infatti, come vi ho detto prima, se io collegherò il mio cavetto USB, faccio così, andiamo a vedere semplicemente cosa succede qua. Io prendo questo, faccio così, vediamo un po' cosa succede. Sì, sta caricando. Quindi anche un bel power bank per il nostro smartphone, se nel frattempo non volete scaricare la batteria mentre ascoltate la musica. Poi scolleghiamo. Possiamo riprodurre la musica direttamente con i nostri due jack. Quindi uno lo metteremo qua e l'altro lo potrete mettere nel jack del vostro smartphone qui sopra. E così potrete avere un suono molto pulito, anche se col Bluetooth non avrete problemi di chiarezza. Andiamo a sentire. Davvero davvero potente. Colleghiamo tutto, perché questo qui comunque non sarà utile, perché noi abbiamo il nostro Bluetooth. Sarà utile per altri dispositivi che non posseggono il Bluetooth. Avrete anche un lettore di mini SD, micro SD. E se voi avrete una micro SD da caricata con una vostra playlist già scaricata, la potrete inserire qua dentro e lui riprodurrà quello che avrete inserito. Chiudiamo tutto e avrete questa bella cinghia molto molto solida da poterla mettere nella vostra spalla, se andate a tenerla come borsa o attaccata al vostro zaino. Allora, sicuramente questa è una cassa degna di poter essere portata dovunque. Se andrete in qualche parco, in qualche spiaggia, se andate da qualche parte, voi potrete portarvi questa cassa e avere la vostra musica sempre a disposizione, perché è un riproduttore del genere bello potente, serve in qualsiasi momento. Quindi, vi è piaciuto allora questo gadget bello spesso che potete portare in vacanza? Allora, io vi invito come sempre a iscrivervi al canale e
accendere la campanellina che si trova a fianco, così da non perdere la notifica, perché non saprete mai quando potrà esservi utile un mio video. Quindi io vi rimando al prossimo video, rimanete sintonizzati e ciao!